Aumento di prestazioni giornaliere, prenotazioni direttamente al reparto per visite di controllo, più attività ambulatoriale, potenziamento di risonanza magnetica e TAC sono i punti chiave del piano della ASL per abbattere le liste d'attesa, che in alcuni casi consentiranno di ridurre i tempi di 200 giorni. Il manager Tordera parla di un grande sforzo di uomini e mezzi, nonostante la ridotta disponibilità di personale, per migliorare l'accesso alle cure e favorire la prevenzione. Le misure adottate comprendono l'aumento del numero di prestazioni quotidianamente erogate, la rimodulazione dell'attività di specialistica ambulatoriale, accordi con centri privati per implementare le erogazioni di prestazioni di diagnostica strumentale, attività aggiuntive al regime libero professionale del personale dipendente. All'interno di queste azioni verrà contemplato il percorso sull'attivazione dei CUP di secondo livello con prenotazioni fatte direttamente dai reparti per visite di controllo. C'è anche l'accordo con Villa Letizia, l'intesa sottoscritta con la casa di cura, siglata rispettando i limiti di budget assegnati dalla Regione alle ASL, prevede un aumento delle prestazioni prenotabili con riferimento particolare a risonanza magnetica della colonna encefalo, ecografie dell'addome e TAC del torace. La collaborazione con la clinica sarà operativa entro un mese. Attraverso le riduzioni dei tempi passa il rilancio di buona parte della sanità e la possibilità, detto Tordera, di migliorare l'accesso alle cure e di favorire una più incisiva opera di prevenzione. L'obiettivo del piano in generale è una sensibile riduzione delle attese sia per le visite che per gli esami.